Signora Lia, passerotto non andare via, ecco la mia dedicata alla Maria. Ricordo quando l'ho incontrata al parco 7 anni or sono, vestita in verde con quel suo profumo buono. Stava con un mio amico che mi ha chiesto me la tieni. Devo andare all'aeroporto, lei non va d'accordo tanto con i cani. Non ci sono problemi, fidati di me, che intanto che tu vai facendo i chiacchiere. Anche se a quei tempi ero poco più di un bebè, sono tornato a casa mia con la Maria a farmi un tè. Troppo bene, sebbene mi ero venuta la fame immane, da pesce e cane. Mi sono fatto topanini con salame e tutte gambe, impasta al pesto e il resto. Dopo mangiato Maria si bacia con più gusto. Mi sono addormentato poi, verso sera mi sono svegliato e lei era finita, finita chissà dove. Voleva tornare al palco ma piove, va, e già il mio cuore si struggeva. Dopo allora l'ho sempre cercata continuamente, ma purtroppo ne va con la legge, è latitante. E certe sere che mi sento solo e stanco, come Caruso scarisco la voce e do un canto. Giovanna di secondo nome, l'ho rivista l'altra estate presso la stazione. E con lei mi sono fatto la stagione. E più che un cuore di panna, era un cuore.